professore, la qualità di vita è un parametro sempre più importante nel processo di cura dei tumori. Questo studio PISCIS che cosa voleva dimostrare e che cosa ha dimostrato? Sì, sicuramente la qualità di vita è un aspetto fondamentale. I pazienti che hanno una malattia avanzata devono poter vivere di più, ma devono poter vivere bene, quindi meglio sia perché dobbiamo fare in modo di far passare i loro sintomi, sia perché dobbiamo non indurre effetti collaterali con la patologia. Quindi l'utilizzo di terapie che siano più efficaci ma nello stesso tempo meno tossiche, beh, questo è un aspetto, un endpoint fondamentale. Noi però in genere valutiamo la qualità di vita rispetto a quello che è la nostra valutazione, quella di noi medici. La rivoluzione di questo studio è stata quella che abbiamo chiesto ai nostri pazienti di valutare su se stessi qual era l'impatto di quel singolo farmaco. Quindi sono stati messi di fronte alle due terapie in modo sequenziale, prima una poi l'altra, e poi alla fine dello studio, senza neanche sapere loro quale terapia avevano fatto, hanno dato una loro impressione. Questo credo che sia rivoluzionario. Sì, può non essere stato ancora del tutto esplorato questo mondo, sono le prime volte, ma credo, e questo è un aspetto semplice, voglio dire banale, che si evidenzia, che questo sia un aspetto importante che sarà sempre più esplorato in futuro. La preferenza del paziente, ma la scelta spetta sempre comunque all'oncologo. La preferenza del paziente è sicuramente importante perché ci ha dato un'informazione. Dopo noi dobbiamo fare una valutazione, che è quella del profilo di tossicità dei farmaci, del profilo del paziente, cioè le sue malattie, le sue comorbidità, anche alcuni aspetti genetici che poi in futuro ci daranno anche altre informazioni. Mettendo insieme tutto questo noi poi sceglieremo il farmaco, ma lo sceglieremo sempre comunque, è cosa che facciamo tuttora, col paziente. La comunicazione è l'aspetto fondamentale del rapporto medico-paziente.